La comune di Bagnaia nasce nel 1979 ed ha come scopo la condivisione delle risorse umane ed economiche e la sperimentazione di una vita di gruppo basata sulla comprensione, il rispetto reciproco, la solidarietà e l'equità dei diritti e dei doveri. Decidiamo col metodo del consenso. Nessuna decisione viene presa se non c'è l'accordo di tutti. La proprietà è collettiva ed indivisa. Per questo abbiamo costituito un'associazione ONLUS. L'attività agricola, gestita dalla cooperativa, è una caratteristica della comune di Bagnaia, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza. Nel 1990 abbiamo convertito l'azienda ad agricoltura biologica. Abbiamo 50 ettari di bosco e 30 ettari di terra coltivata. Vigne, olivete, cereali, foraggio, frutteto e un grande orto. Alleviamo mucche e vitelli, maiali, conigli, galline, tacchini e api. Produciamo vino Chianti Collisenesi e IGT Toscano, vino bianco, vino rosato, grappa, miele, olio extravergine di oliva, farina, succo d'uva e legna da ardere per il consumo interno e le quantità in eccesso vengono vendute. Attualmente siamo 16 persone. I più giovani portano avanti prevalentemente l'attività agricola. Alcuni lavorano all'esterno, uno studia e i più anziani sono pensionati. Tutte le attività di servizio sono equamente condivise. La comune di Bagnaia si trova vicino a Siena, nella montagnola senese. Oltre al nucleo abitativo ci sono la stalla ed il fienile, la cantina, l'officina, i laboratori del formaggio e delle conserve, la falegnameria e la sala dell'arte, la sala multiuso e una biblioteca. È un teatro all'aperto. Autoproduciamo energia elettrica e termica. Per innaffiare l'orto si usa l'acqua piovana. La comune di Bagnaia promuove e sostiene attività politiche, sociali e culturali, sia individuali che come gruppo, in accordo con i nostri ideali, interessi e possibilità.